Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta fragole e mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, fecola di patate, zucchero, uova, sale, olio di semi di girasole, mandorle, fragole tagliate a fettine, amaretto di saronno che è facoltativo, vanillina e lievito per dolci. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Posizionare sulle lame la farfalla. Aggiungere le uova, e le facciamo montare per 10 minuti, 37 gradi, velocità 4, senza misurino. Aggiungere l'olio, ed azionare il bimby per 30 secondi a velocità 3. Togliere la farfalla dalle lame. Aggiungere la farina, la fecola, l'amaretto di saronno che è facoltativo, il lievito, la vanillina e il sale. Ed azioniamo il bimby per 2 minuti. A velocità 4. Versare il composto in una tortiera del diametro di 24 cm ben imburrata. Adesso posizioniamo le fragole. Le infariniamo per evitare che scendano sul fondo. Mettiamo le mandorle, cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa, fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Torta fragole e mandorle. Grazie e alla prossima ricetta!